libri, quanta roba da studiare, cioè neppure siamo Davvero. arrivate. Guarda, partiamo dalla brochure che mi sembra più Sì, immediata. infatti. Sì. Diamo un'occhiata un po', ci sono un sacco di risultati del gruppo, ad esempio, guardate, leggo 2,7 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 evitate, pari alle emissioni prodotte da 1 milione di automobili che percorrono 18.000 km ciascuna. Mamma mia. Guarda anche sui rifiuti urbani, 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti urbani trattati, pari addirittura a 120 volte il peso della Tour Eiffel. Impressionante. Ma lo sapevate che oltre il 95% dei nostri clienti dichiara di essere soddisfatto? Ma Che io numeri. guardo qui che questa azienda qua vedo, leggo che ha ricevuto tanti premi ultimamente. Sarà vero? Chissà. Chissà, chissà. Magari andiamo a chiedere. Andiamo a Andiamo a chiederlo. chiedere. Andiamo a chiedere. Cosa sta succedendo? Abbiamo qualche domanda per te. Aiuto. Senti, ma come mai ci sono due bilanci? Che cos'è il bilancio di sostenibilità? È necessario che venga predisposto oltre il bilancio economico? Il bilancio di sostenibilità è un documento che rende conto delle attività del nostro gruppo con particolare attenzione alle performance ambientali e sociali e alle ricadute sui territori in cui operiamo. IREN lo redige annualmente e lo produce sotto forma di dichiarazione, con la funzione di dichiarazione di carattere non finanziario, che dal 2017 è obbligatorio per le società quotate. Viene presentato e approvato contestualmente al bilancio consolidato nel consiglio di amministrazione ed è soggetto a revisione da una società esterna, esattamente come il bilancio consolidato. Inoltre, per la redazione del bilancio, utilizziamo le linee guida internazionali GRI Standards. Leggevo sul bilancio di Agenda ONU al 2030, di obiettivi SDGs, ma esattamente di che si tratta? Cosa sono questi obiettivi e cosa c'entriamo noi con l'ONU, con l'Agenda ONU? Bella domanda. Gli obiettivi target fissati nel piano industriale al 2022, quindi il cliente cittadino, sviluppo e innovazione, la sostenibilità e la cura delle risorse umane, sono la risposta concreta di IREN alla call to action dell'Agenda ONU al 2030. Infatti, nel piano industriale al 2022 abbiamo fissato degli specifici obiettivi in termini di sostenibilità. Economia circolare, con l'aumento della raccolta differenziata e del recupero di materia, decarbonizzazione attraverso l'aumento della CO2 evitata, delle TEP risparmiate e della produzione di energia da fonti rinnovabili, città resilienti attraverso la diffusione di strumenti come ad esempio i contatori intelligenti e l'estensione del teleriscaldamento. E infine risorse idriche, obiettivo perseguibile attraverso la riduzione dei consumi idrici e delle perdite di rete. Tutti questi obiettivi sono strettamente correlati anche agli SDGs, ovvero gli Strategic Development Goals. Ci chiedevamo anche cosa sono i comitati territoriali e abbiamo anche visto che possono presentare ai cittadini delle proposte in tema di sostenibilità. In che modo? Per questo potete chiedere alla mia collega Felicita. I comitati territoriali sono dei tavoli di progettazione partecipata che sono presenti in tutti i territori in cui l'azienda opera. Sono composti da 15-18 componenti tra enti e associazioni territoriali e in più da 5 componenti di diritto, che sono un rappresentante del comune capoluogo, un rappresentante dei comuni della provincia, un rappresentante dell'università locale, il vicepresidente e il presidente IREN. Sono appunto tavoli in cui si apre un dialogo con la comunità e tutti gli stakeholders. Quindi i cittadini, le associazioni, gli enti che insieme cercano di mandare avanti tematiche di sostenibilità ambientale e sociale e progettare nuove attività. IRENcollabora.it è il primo esempio web di piattaforma di progettazione sociale e ambientale. Tutti i cittadini e tutti quelli che vogliono fare una proposta a IREN di sostenibilità ambientale e sociale possono entrare all'interno della piattaforma, fare le proprie proposte e il comitato prenderà atto della fattibilità dei vari progetti e li metterà in atto nel futuro. Sono stati realizzati dei progetti proposti ai comitati territoriali? Se sì, mi fai qualche esempio.
Sì, guarda, nel 2017 sono raddoppiati i progetti arrivati all'interno della piattaforma irancollabora.it. Siamo arrivati a un totale di 40 progetti. Di questi, quest'anno ne abbiamo realizzati 16 che si aggiungono ai 9 realizzati negli anni precedenti, quindi un totale di 25 progetti. Se posso farti un esempio molto interessante, quello di Parma non spreca, in cui appunto vengono recuperate eccedenze alimentari e ridistribuite alle famiglie, diciamo, più bisognose. Questo coniuga sia l'aspetto ambientale per il recupero di beni che altrimenti andrebbero a finire, diventerebbero rifiuti sostanzialmente, e la valenza sociale di dare un aiuto alle famiglie più povere. Per darti due numeri, nei primi 6 mesi di attività sono state recuperate 55 tonnellate di cibo non consumato, dando un aiuto a 2.700 famiglie nel territorio parmese. Adesso è tutto molto più chiaro. Cosa ne pensate? Sì, è stato molto utile a chiedere a Lupi. Sì, infatti. Che ne dite se andiamo a fare qualche altra domanda? Approfittiamone, dai!